Sono bastate poche ore di lavoro e la filanda Gianmaria di Pescara è solo un cumulo di macerie. Non è bastato il sit-in dei grillini ieri davanti al cantiere per fermare le ruspe che hanno spazzato via un altro piccolo pezzo di storia della città di Pescara. In attesa delle risposte ufficiali, lunedì, ai rilievi al progetto mossi dal Movimento 5 Stelle, il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio dice che in zona Cesarini non si sarebbe comunque potuto far nulla per salvare l'edificio simbolo del lavoro femminile a Pescara. Il tempo a disposizione non c'era per poter emettere un'ordinanza di sospensione, perché non esiste questo tipo di provvedimento di molto particolare. Cosa poteva fare? Avrebbe dovuto nel tempo, non in zona Cesarini, programmare una diversa attività per la conservazione di un patrimonio storico di questa città. Non ci si riduce all'ultimo momento. Quello che è stato prodotto in un tempo, diciamo, non proprio recente e che è stato invalidato dagli organi della giustizia amministrativa, forse andava predisposto e andava fatto in maniera diversa. Siamo rammaricati di tutto ciò che è accaduto, però purtroppo, lo dico a malincuore, purtroppo il Comune di Pescara non poteva e non ha potuto fare nulla rispetto a questa sciagura, diciamo così, che porta via un altro segno identitario e storico della nostra città. Su un punto però potete trovare, diciamo, convergenza con la maggioranza, cioè sulla conservazione del patrimonio che resta a Pescara. Noi siamo appunto favorevoli a tutto questo, lavoreremo per questo, perché il patrimonio storico della città va salvaguardato in ogni sua parte. Purtroppo appunto con la sentenza del TAR che ha eliminato la delibera di consiglio della vecchia amministrazione, in cui si ponevano appunto si facevano delle considerazioni sul patrimonio storico cittadino, al momento è tutto da rifare ed è importante agire al più presto e al meglio.